Sindaco, 3 anni e mezzo della sua amministrazione già sono volati via, rimane 1 anno e mezzo. Che cosa ci può dire per quanto riguarda la città di Patti, quali sono quelle iniziative che intende portare a termine? E già la sua candidatura ce l'ha confermata, si ricandiderà ufficialmente, e innanzitutto quest'anno e mezzo che rimane. E cosa si possono aspettare i cittadini di Patti? Intanto di portare a termine quello che abbiamo già programmato in tema di edilizia scolastica, in tema di completamento dell'area industriale, in tema di realizzazione dell'acquedotto delle frazioni, e questi sono fatti ormai incontrovertibili che questa amministrazione ha reso possibili attraverso una abbondante programmazione. Proseguire sulla strada del potenziamento della vocazione turistica della nostra città, continuando ad investire su Patti Marina, come si è già fatto e i risultati credo che si vedano tutti, sia su Tindari con non soltanto il progetto di riqualificazione del parcheggio degli Ulivi, ma anche attraverso una rinnovata interlocuzione tanto con la sovrintendenza quanto con la Curia e con la provincia, per presentare un punto di vista migliore e sfruttare in maniera migliore i grandi flussi turistici che esistono su Tindari. Mi piace ricordare che dalla intuizione questa e di altre amministrazioni comunali dei comuni vicini è nato un finanziamento di 160.000 euro per i percorsi naturalistici che ci consentiranno per esempio di fare scoprire non solo i turisti ma anche i cittadini alcuni sentieri importanti che gravitano in quella zona. Riappropriarci finalmente nel vero senso della parola della riserva dei laghetti di Marinello, che devono diventare un nostro biglietto da visita e devono diventare un elemento economico di creazione di occupazione per la nostra città, e poi continuare ad implementare i servizi che la nostra città già oggi offre ai cittadini in termini di fornitura idrica più efficiente, di scarico fognario più efficiente attraverso l'ampliamento del depuratore con il finanziamento già ottenuto da questa amministrazione di 70.000 euro, e tutta una serie di altre cose, per esempio sul commercio, cioè, finalmente da definire il ragionamento sul mercato settimanale, così come da completare quello sul commercio ambulante, quindi con il piano di commercio sulle aree fisse. Insomma, 1 anno e mezzo di duro lavoro, come lo sono stati i 3 anni e mezzo precedenti, in cui si raggiungeranno altri obiettivi. Ne approfitto per chiudere: si tratta di 1 anno e mezzo decisivo non solo per Patti ma per l'intera Sicilia. Partirà la programmazione dei fondi europei 2014-2020, noi ci faremo trovare assolutamente pronti con un parco progetti rinnovato, pronto ad essere messo sul piazzo della Bilancia, ad essere utilizzato per intercettare i fondi europei, che sono la vera risorsa, purtroppo finora non adeguatamente utilizzata a livello regionale, per determinare quegli investimenti, quello sviluppo e quell'occupazione di cui la nostra isola ha disperato bisogno. Per cui riconfermo la sua ricandidatura ufficiale a governare la città, sempre i cittadini permettendo. Assolutamente, l'ho detto e lo ribadisco. Ritengo doveroso e rispettoso della volontà dei cittadini che mi hanno tributato la loro fiducia e la loro stima 3 anni e mezzo fa, sottopormi al loro giudizio. Se riterranno che nei primi 5 anni si è lavorato bene, la città è migliorata, mi rinnoveranno la loro fiducia, altrimenti con grande serenità e grande tranquillità cederò il testimone a qualcun altro.